Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come sapete da qualche settimana, qualche giorno, Marotta ha dato le sue dimissioni da amministratore delegato e quindi anche prossimamente anche da direttore generale, visto che comunque prima o poi verrà risolto qualsiasi tipo di contratto e contatto tra Juventus e Marotta. Però volevo in qualche modo io e il mio collega sportivo da salotto, volevamo insomma in qualche modo chiudere la pratica lasciando un segno anche ai nostri canali, con una top 5 e una flop 5. Come facciamo? Beh, semplicemente io mi occuperò in questo video della top 5 e contemporaneamente in questo momento è già uscito il video da Sportivo da Salotto con la flop 5. Vi do quindi la sigla e poi iniziamo con il video. Allora, premettiamo che, soprattutto per il top, perché per i flop magari è più facile, contando che comunque alla fine della gestione Marotta ha fatto più cose buone che cattive, è difficile fare una top 5 tenendo solo 5 nomi, quindi ne ho messi anche 6. Però è anche difficile scegliere i nomi giusti, perché poi talvolta qualcuno dovrà anche rimanere fuori, e purtroppo magari vi darò delle spiegazioni circa le scelte che ho fatto. Iniziamo col primo posto. Ci ho messo Sami Khedira. Perché? Adesso vi spiego. Qualcuno potrebbe un po' storcere il naso. Però parliamoci chiaro, 2015 Sami Khedira arriva dopo un anno di qualche infortunio in troppo, a Real Madrid dopo l'infortunio quello del crociato, però ricordiamoci che Sami Khedira aveva appena vinto da poco, lì un anno fa prima, la Champions League con Real Madrid da titolare e il Mondiale con la Germania da titolare. Sami Khedira, al di là degli infortuni, era sicuramente uno dei centrocampisti più forti al momento e prenderlo a zero perché il Real l'aveva scaricato per i problemi fisici. È stato un colpo che dopo 3 anni possiamo dire che sia stato riuscito, sia riuscito veramente, perché ok, ha avuto molti problemi fisici, però è sicuramente in qualche cosa qualcuno ha storto il naso vedendolo, perché per il discorso che è lento e così via, ma è un giocatore che in campo per esperienza e per utilità tattica, soprattutto per intelligenza tattica, è un giocatore che ha fatto veramente tantissimo. E prendere a zero quel giocatore e portare anche una squadra con quel giocatore a una finale di Champions League, e quest'anno speriamo che vada tutto bene, credo che sia stato un colpo molto buono da parte di Marotta. Al quarto posto metto una coppia, la metto una coppia perché è arrivata nella stessa sessione di calciomercato estivo. Parlo di Tevez e Llorente. Credo che questi due vanno messi assieme per quello che hanno rappresentato soprattutto il primo anno, poi Llorente nel secondo è stato il sostituto di Morata, ma il primo anno la coppia Tevez-Llorente è la prima coppia dopo del periodo del Trezeguet che ha ricordato appunto questi ultimi due. Perché i gol sono stati tantissimi, Tevez solo in campionato arrivò a 20, se no 20 gol se non sbaglio, e Llorente è una 14, quindi hanno fatto più di 30 gol in due in un campionato, solo il campionato più qualcosa in Champions League e in Coppa Italia probabilmente, e Supercoppa anche, perché arrivò quell'anno Tevez fece i gol in Supercoppa subito. Quindi praticamente due attaccanti presi a 9 milioni più bonus, perché praticamente Llorente fu preso a zero e Tevez a 9 più 3 di bonus, che saranno stati anche pagati probabilmente. Un giocatore Tevez che è stato fondamentale per le vittorie e anche per arrivare a una finale di Champions League. Quindi veramente due colpi che insieme hanno contemplati, compresi insieme, anche perché poi hanno fatto entrambi 2 anni e poi se ne sono andati, quindi sono arrivati a Juventus insieme e sono andati via anche insieme. Ricordiamoci che Llorente l'anno prima che arrivasse a zero Juventus aveva una clausola di rescissione di 37 milioni e mi ricordo che nei giornali Tutto Sport e così via si parlava di come la Juventus volesse puntare fortemente questo giocatore pagando anche clausole o qualcosa del genere. Abbiamo aspettato 6 mesi, abbiamo trattato con lui per poi giugno e luglio, meglio dire, ed è arrivato a zero. Quindi, due colpi secondo me memorabili per questo motivo qua. Terzo posto ci metto Pogba. Credo che Pogba vada contemplato come un colpo in entrata e in uscita fantastico, sotto tutto punto di vista. Arrivato a zero, o meglio è stato pagato una piccola clausoletta, un discorso legato solo perché era un under 21 da un altro paese, una cifra non superiore al milione di euro, mi pare anche molto meno. E arrivato dal PSG, dal Manchester United, scusate, che non ha mai puntato su di lui perché Ferguson non ci vedeva nulla di che. Forse Ferguson l'unico errore che ha fatto è stato quello. Ovviamente è arrivato in questa zero qua, ha avuto l'opportunità di mettersi subito in mostra il primo anno per infortunio di Marchisio che arrivò subito in Supercoppa tra l'altro, e poi ha fatto quello che ha fatto. Pogba è diventato, grazie a Juventus, uno dei centrocampisti più forti al mondo. Poi Juventus a un certo punto, per volontà di Raiola, per volontà del giocatore, del Manchester che l'ha comprato, per tanti discorsi è andato al Manchester per 105 milioni di euro comprensivi di commissioni per l'agente, quindi praticamente la Juventus ha guadagnato un'ottantina di milioni al netto delle commissioni di 25 milioni circa. È entrata e uscita, operazione favolosa, perché ha fatto una plusvalenza totalizzante di oltre 70 milioni di euro, quindi chiaramente perfetta come operazione. Poi sappiamo che, non dico che ci abbia visto lungo a cederlo, però Pogba sicuramente ha fatto una scelta sbagliata nel momento in cui ha
al Manchester United non ha fatto quello che ha fatto la Juventus, sia per qualità sue che per quello che non ha vinto, perché non ha vinto nulla al Manchester, se non che poi alla fine è diventato campione del mondo con la Francia, ma questo è un discorso a parte. Quindi Pogba, adesso si parla di ritorno di Pogba, quindi evidentemente Marotta si è visto veramente molto bene al tempo, e comunque terzo posto perché è un giocatore spaziale, purtroppo l'abbiamo perso per questi motivi che vi ho detto. Al secondo posto ci metto Andrea Barzagli. Andrea Barzagli è stato il primo colpo importante, secondo me, di Marotta, e appunto infatti merita questa posizione, e poi ci sarà il primo. Il secondo perché Barzagli arrivò a 300.000 euro a gennaio 2011, il primo anno della gestione da amministratore delegato di Marotta, e il primo anno fu disastroso. Di tutto questo disastro ci sono delle cose interessanti da fare, tra cui appunto da tenere conto appunto questa cosa di Barzagli. E ricordiamo che Barzagli, 300.000 euro, una cifra del cavolo, arrivò dalla Germania, al Wolfsburg. È un giocatore che già tutti si sono dimenticati dopo quella che è stata la missione in Germania nel 2006, era appunto tra quei 23, però poi venne dimenticato e tanti si chiesero: ma chi è questo Barzagli? O meglio, sì, sappiamo che è questo Barzagli, ma cosa serve questo Barzagli a Juventus? Neanche a dirlo, subito fece bene i primi 6 mesi, ma poi con Conte, insieme a Bonucci e Chiellini, nacque quella famosa BBC, che ancora adesso, nonostante Bonucci scorso anno sia stato al Milan, ancora adesso la BBC è una realtà vera e propria, perché questi giocatori ci sono attualmente ancora a Juventus. Barzagli è stato un colpo fantastico perché 300.000 euro spesi per un giocatore di 30 anni al tempo, quasi 31, ma un giocatore che ha fatto 7-8 anni a livelli molto alti, adesso non è più quello di 3 anni fa, ma comunque meglio di molti altri difensori molto più giovani di lui. Quindi Barzagli è stato un colpo che, secondo me, non lo metto prima per il motivo che poi capirete. Però Barzagli è stato un colpo, secondo me, veramente tra gli umani il colpo più bello che abbia fatto, ecco, veramente. Perché umani? Perché al primo posto c'è un alieno, secondo me, che è appunto Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, secondo me, è stato il centrocampista più forte degli ultimi 30 anni, perché prima non ho memoria di altri centrocampisti, quindi non posso dilungarmi troppo, però di quelli che ho, della sua posizione di regista ha letterato i migliori, sia al Milan, Nazionale e alla Juventus. Grazie a Pirlo, credo che buona parte del merito del primo scudetto, dei primi due scudetti, vada a Pirlo, vada a Conte, ma come giocatori appunto a Pirlo, come rappresentante dei giocatori. Poi Conte chiaramente come allenatore che ha fatto sicuramente il suo. Pirlo è stato veramente un fulmine a ciel sereno, perché comunque nessuno si sarebbe aspettato di far arrivare, di vedere Pirlo con la maglia bianconera a zero, perché è stato preso a zero. A zero, che era praticamente 32enne, quindi non più giovanissimo, ha fatto 4 anni molto buoni, 3 di cui altissimissimo livello, poi l'ultimo un po' calato. Però veramente Pirlo è stato, nessuno si sarebbe aspettato un colpo così. Quando è arrivato io sono rimasto veramente scioccato in positivo, perché non mi sarei mai aspettato di vedere Andrea Pirlo con la maglia Juventus, e poi, oltre ad averlo visto con la maglia Juventus, averne goduto di quello che ha sempre saputo fare a quei livelli altissimi, quindi anche entrando nella classifica del Pallone d'Oro tra i primi 10, cioè insomma veramente ha fatto delle cose assurde. Andrea Pirlo si commenta credo da solo. Bene ragazzi, il video finisce qui, questi sono i miei 5, anzi 6, in questa top 5, la top 5. Bisogna dire che tanti non sono usciti fuori, perché non voglio dimenticare Vidal, non voglio dimenticare Vucinic, Lichtsteiner, Pepe Quagliarella anche. Non voglio dimenticare tanti altri giocatori, Coman, che venduto appunto a 28 milioni, l'ho preso a zero, un discorso molto a Pogba, ma a cifre ridotte. Tante altre cose, ma per n questioni, n motivi, sia economici che di quello che hanno fatto in campo, e così via, e discorso entrata e uscita, alla fine mi sono messo fuori in pace e ho messo questi nomi qua. Vi consiglio di guardare subito, dopo questo video, il video di Sportiva da Salotto, che ringrazio per la collaborazione, e così vedete le sue flop 5. Vediamo lui che ha messo dentro, anche perché il mio è un po' più serio, perché chiaramente parliamo di cose belle. Il suo sono cose brutte, un po' ridere per non piangere. La flop 5 sicuramente farà più ridere, perché ci farà ricordare cose non belle, ma con un filo di, insomma, di ironia, di umorismo, che va sempre bene. Autironia in questo caso, contando che si parla sempre di Juventus. Forza di come sempre, in bocca al lupo al direttore e alla Marotta, e alla prossima. Ciao! Ale!